Un saluto a voi amici del web, ultimi mesi per raccogliere e fare scorta di erbe spontanee. La primavera è certamente il momento di maggiore abbondanza e varietà, e spesso anche il momento in cui le piante selvatiche ci offrono le foglie più giovani e tenere, ma anche con il procedere dell'estate, salvo quelle più fugaci come l'aglio orsino, ma siamo generalmente ancora in tempo per trovare in giro abbastanza facilmente la maggior parte di tutte le altre, se non da consumare crude, sicuramente ancora ottime per la cottura. E se invece le abbiamo coltivate è arrivato il momento di raccogliere la produzione in eccesso per farle essiccare oppure fermentare oppure dei pesti da congelare oppure semplicemente sbollentare, strizzare e poi congelare le foglie da usare successivamente per creme di verdura, contorni, sughi per la pasta, il riso, frittate, eccetera. Attenzione però, delle piante perenni, incluse molte di quelle aromatiche, anche se con l'inverno perderanno tutte le foglie, non buttate il vaso ma lasciatele lì, limitandovi a potare qualche ramo secco, perché a primavera cresceranno di nuovo. Oggi, in quest'ultimo video per la serie di quest'anno sulle erbe selvatiche, ci occupiamo del comunissimo farinello o farinaccio, a volte indicato anche come spinacio selvatico, nome scientifico Chenopodium album, che è una chenopodiacea, al pari di spinaci, bietole, barbabietole e la quinoa, che apprezziamo soprattutto come pseudo cereale grazie ai suoi numerosi e nutrienti semi, ma di cui sono commestibili anche le foglie. Il nome generico Chenopodium deriva dal greco e si riferisce alla particolare conformazione delle foglie simili al piede dell'oca, ed essendo il più diffuso il farinello è la chenopodiacea per eccellenza, tanto che questo concetto del piede d'oca ritorna in moltissimi dei suoi nomi all'estero. In tedesco è Gänsefuß e uno dei suoi nomi in americano è Goosefoot, anche se il più diffuso è Lamb's Quarter e invece Fat Hen in Gran Bretagna. A voler essere tassonomicamente precisi, in realtà ormai la famiglia delle chenopodiacee non esiste più nella classificazione ufficiale ed è stata inglobata in quella delle amarantacee, genere Chenopodium. Il farinello. Il farinello cresce praticamente dappertutto, in qualunque tipo di suolo, ha bisogno di poca acqua e cresce anche molto in fretta. Soprattutto ha la tendenza a crescere dopo che viene smossa e spianata la terra sui campi coltivati, ai margini delle coltivazioni e riempiendo gli spazi tra i filari, facendo disperare molti agricoltori che passano ore a tentare di estirparlo in una lotta impari destinata al fallimento, tanto vince il farinello che ricrescerà puntualmente, ma soprattutto inutilmente autolesionistica, perché farebbero molto meglio a rallegrarsene e raccoglierlo per il consumo invece di considerarlo un'erbaccia infestante, perché si tratta di una verdura davvero eccellente e dal sapore ottimo. L'unica sua limitazione è l'altitudine. Più si passa dalla pianura alla collina e poi alla montagna, più il farinello si dirada e oltre i 1500 metri non cresce quasi più, ma più si dirada lui, più lascia il posto a suo fratello gemello, che è il buon Enrico o spinacio di montagna, nome scientifico Chenopodium bonus Enricus, noto anche come orapo e con una miriade di nomi regionali come orape, peruc o engaru. Nutrizionalmente sono molto affini, tanto che possiamo considerarle insieme. Gastronomicamente il buon Enrico è ancora più apprezzato, ma le due specie sono talmente simili che è molto facile confonderle, poco male comunque sono buone entrambe. Per riconoscere il farinello dalle foglie bisogna tenere presente che da giovani sono arrotondate, mentre solo col crescere della pianta assumono la tipica forma leggermente dentata, più o meno romboidale. Il nome farinello deriva dal fatto che il lato inferiore delle foglie ha una velatura chiara e una superficie leggermente granulosa, come se gli fosse stata spolverata sopra della farina. In realtà sono piccole sfere di riserva di acqua, grazie alle quali il farinello tollera un certo grado di siccità prima di deperire. Anche qui però nelle piante più giovani non sempre c'è subito e la base delle foglie tende più al violaceo. Spesso da giovane si confonde con le piantine di quinoa, comunque poco male dal punto di vista nutrizionale, non succede nulla se scambiate una con l'altra, ma semplicemente per una questione di probabilità sarà in genere farinello. Così come nulla succede se vi imbattete in una delle più rare specie di Chenopodium affini al farinello, come il farinello foglia di fico, il farinello dei muri o Financola triplice. Sono tutte commestibili e di sapore più o meno simile. Quando la pianta è giovane, fino a 15-20 cm, è ancora abbastanza tenera da poter essere consumata intera, col fusto, senza star lì a staccare le foglie. Delle piante più grandi invece, che possono arrivare a 1,5 metri di altezza e anche più, si possono staccare le foglie. Le piante di buon Enrico invece restano generalmente più piccole, sotto il 0,5 metro, e la velatura bianca tende più verso il giallastro. Arrivata a maturazione, la pianta produce migliaia di piccoli semi che sono anch'essi commestibili, ma molto più piccoli di quelli della quinoa,
sulle infiorescenze che si sviluppano sia apicalmente che su ogni ramificazione, tipiche delle Echinopodiacee, quindi con tanti minuscoli fiorellini raccolti in glomeruli verticali, ciascuno dei quali sviluppa i suoi piccoli frutti, tecnicamente acheni, neri di 1 o 2 mm di diametro, ma molto numerosi, anche 20.000 per ogni pianta, da cui la lotta impari di chi vuole impedirne la propagazione. Se li volete raccogliere dovete fare come si fa per i semi di ortica: si prelevano gli steli pieni di semi, si lasciano seccare ad esempio su un vassoio di legno, poi si scrollano delicatamente e si passa il tutto attraverso un colino a maglie larghe in modo che passino i semi e vengano trattenute le foglie secche e altre impurità. Si possono poi utilizzare per condire l'insalata, aggiungere alle zuppe o all'impasto del pane o come altro meglio credete, o anche ovviamente per la semina. Un tempo si macinavano anche per farne una farina. Anche i piccoli frutti sono commestibili. Le radici di farinello invece, che sono a fittone, si usavano a volte per la saponificazione. Ad ogni modo la cosa più facile da fare è raccogliere e utilizzarne le foglie, che sono molto simili agli spinaci per tipo di foglie, sapore ed utilizzi, anche se il farinello ha un sapore più delicato ed essendo selvatico è nutrizionalmente più denso, cioè più concentrato di vitamine e minerali. In passato veniva molto utilizzato, i suoi semi sono stati ritrovati nello stomaco di abitanti del IV secolo avanti Cristo, ma ancora nei libri del 1800 era regolarmente menzionato e utilizzato nei libri di cucina come ingrediente normale proveniente dall'orto, al pari delle patate o delle carote. Poi invece per la coltivazione industriale sono stati preferiti gli spinaci e il povero farinello è caduto in disuso o considerato un infestante. Gran peccato, visto che cresce da solo senza bisogno di alcuno sforzo da parte nostra ed è non solo perfettamente commestibile, ma nutrizionalmente validissimo. Da quanto detto fin qui avrete capito che sia farinello che buon enrico si possono raccogliere liberalmente quando li incontrate senza alcuna tema di minacciarne la diffusione. Potete raccogliere tutto quello che volete, lui ricrescerà sempre. Dal punto di vista nutrizionale, il suo principale punto di forza è il contenuto e il profilo proteico. Come tutte le Echinopodiacee, infatti, ha un eccellente profilo aminoacidico con molta lisina e metionina, dunque un alto valore biologico. Ma oltre alla qualità del profilo aminoacidico, anche la quantità di proteine è elevata. Nelle foglie arrivano al 4,2%, che è davvero tantissimo per essere una verdura a foglia. I semi hanno ovviamente più proteine in assoluto, ma un profilo proteico leggermente meno ottimale, tanto che si ipotizza proprio un utilizzo delle foglie di farinello, la cui biomassa è abbondantemente disponibile, per l'estrazione di isolati proteici. Sempre nelle foglie abbiamo quasi un grammo di buoni lipidi, per lo più insaturi, un paio di grammi di carboidrati disponibili e molta fibra alimentare tra 4 e 6 grammi. Sui micronutrienti, sempre ricordando la variabilità intrinseca alle erbe selvatiche, ma abbiamo certamente una notevole densità nutrizionale. Vedete, nelle tabelle vi metto anche il profilo nutrizionale degli spinaci coltivati a titolo di confronto. Innanzitutto la vitamina K, un solo etto di farinello copre abbondantemente il fabbisogno giornaliero e spesso anche di varie volte, ovviamente si tratta di vitamina K1. Altri punti di forza delle foglie sono la vitamina A, che supera le 10.000 unità internazionali per etto in forma di precursori carotenoidi, poi la vitamina C, che oscilla tra gli 80 e i 160 mg per etto, circa il doppio del fabbisogno giornaliero, e buona anche la dotazione di vitamine del gruppo B, soprattutto la B2 con un quarto del fabbisogno giornaliero in un etto, poi anche B1, B3, B6 e folati, che sono tutti intorno al 10% del fabbisogno e tutte superiori rispetto agli spinaci, fatta eccezione solo per i folati. Minerali, le foglie sono ben dotate di potassio e con poco sodio, vedete ad esempio rispetto agli spinaci hanno il doppio del potassio con un decimo del sodio, per cui aiutano a riequilibrare il rapporto tra questi due minerali e hanno effetto diuretico. Sono poi molto ricche di manganese e per essere una verdura anche molto ricche di rame, più del doppio degli spinaci, poi anche di ferro, anche se questa volta meno degli spinaci, e di magnesio, il doppio degli spinaci, anche un po' di zinco e di selenio. Ma soprattutto sono molto ricche di calcio, tra il triplo e il quadruplo degli spinaci, ma non solo, perché oltretutto questo calcio è anche 6 volte più abbondante rispetto al fosforo, quindi un contributore netto, anche se in parte compensato dalla presenza di ossalati che ne bloccano un po', e questo è anche il principale fattore antinutrizionale da segnalare in questa pianta, che in realtà ha in media meno ossalati degli spinaci, ma come sempre nelle piante selvatiche il potenziale di variabilità è maggiore, per cui a volte potrebbe essere superiore. Il contenuto di ossalati nel farinello varia tra 300 e 2000 mg per etto, ragion per cui come sempre non è bene mangiare sempre solo le stesse cose, ma variare il più possibile. Se mangiamo farinello molto
frequentemente, allora è opportuno far bollire qualche minuto le foglie in abbondante acqua e scartare l'acqua in modo da eliminare gran parte degli ossalati. Altri fattori nutrizionali particolari da segnalare non ce ne sono: nei semi c'è un modesto contenuto di saponine, niente comunque in confronto a quelle dei semi di quinoa, e invece nelle piante più adulte il fusto accumula nitrati ma viene comunque scartato perché a quel punto è diventato troppo fibroso per essere mangiato. Quanto ai fitocomposti extra nutrizionali, oltre ai già citati carotenoidi, in particolare beta-carotene e luteina, si tratta soprattutto di polifenoli, molti acidi fenolici, poi flavonoidi come quercetina e canferolo e lignani. Per quanto riguarda gli utilizzi medicinali, la proprietà più caratteristica e per la quale abbiamo anche numerose evidenze sperimentali è quella di essere usato come antimicrobico, antielmintico, cioè contro le parassitosi intestinali, tanto che viene spesso utilizzato a questo scopo anche negli animali da allevamento, e antifungino, poi ancora a proprietà antidolorifiche e antiprurito. E a questo scopo non è utilizzato solo internamente, cioè per ingestione, ma anche esternamente. Si usano le foglie tritate per le irritazioni cutanee e il succo di foglie per le ustioni. Poi ancora è confermato il suo effetto ipotensivo in parte, ma non solo, a causa del suo effetto diuretico, ed è anche studiato per il suo potenziale effetto antitumorale, probabilmente legato al suo profilo di polifenoli. Altri utilizzi tradizionali sono antiscorbutico per la vitamina C, depurativo ed epatoprotettivo, sedativo e blandamente lassativo. Per approfondire vi segnalo questa review del 2015 che traccia un profilo completo del valore nutrizionale e delle proprietà biologiche del farinello con tutti i relativi riferimenti bibliografici. E per finire arriviamo agli utilizzi in cucina. Come sempre le foglie più giovani e tenere si possono consumare crude, mentre per la cottura vanno bene anche le piante più cresciute e la parte apicale dei fusti, quella più tenera. Si possono sbollentare qualche minuto oppure passare in padella e utilizzare fondamentalmente in tutte le ricette pensate per gli spinaci, di cui, come dicevamo, ricordano un po' il sapore, anche se il farinello è più delicato e ha un sapore un po' a metà tra spinaci e bietole e con un retrogusto di nocciola. Si possono usare dunque come contorno anche insieme ad altre verdure per quiche o torte salate oppure per creme o vellutate di verdura. Vediamo insieme alcuni esempi. Innanzitutto prepariamo un'insalata con le foglie crude di farinello, portulaca con pomodorini e fiori di zucchina come contorno per la burrata. Si tratta semplicemente di raccogliere una manciata di foglie di portulaca e di foglie di farinello o buon enrico, giovani e tenere, pulire anche i fiori di zucchina, tagliare a fettini i pomodorini e poi unire tutti gli ingredienti nel piatto come accompagnamento della mozzarella. Se la portulaca o il farinello hanno già prodotto i semi, possiamo scrollarli dal frutto e utilizzarli per completare il piatto. E infine condiamo a piacere con olio, aceto, sale e pepe e alcune foglioline di basilico fresco. Poi prepariamo una crema di farinello con porri, patate ed erba di San Pietro. Raccogliamo e puliamo una manciata di foglie di farinello e un po' di foglie di erba San Pietro, il tanaceto. Tagliamo a rondelle un pezzetto di porro e a cubetti una piccola patata. Uniamo tutti gli ingredienti in una casseruola, aggiungiamo qualche mestolo d'acqua, saliamo e pepiamo a piacere e lasciamo cuocere a fiamma media per qualche minuto fino a che i cubetti di patata sono diventati morbidi. A quel punto non ci resta che frullare con un frullatore ad immersione e servire, in questo caso con alcuni crostini di pane abbrustolito e strofinato con aglio fresco. Per finire prepariamo un flan di farinello che accompagneremo a scaglie di curcuma. Raccogliamo e puliamo qualche manciata di farinello cercando di eliminare i rametti più coriacei ma senza impazzire, tanto andrà frullato. Portiamo a ebollizione una pentola d'acqua con un pizzico di sale e quando bolle immergiamo le foglie un paio di minuti per ammorbidirle. Poi le strizziamo con l'aiuto di un colino e le trasferiamo in un mixer. Qui uniamo uova, pecorino grattugiato e ricotta, indicativamente un uovo, un cucchiaio di formaggio grattugiato e uno di ricotta per ogni etto e mezzo di foglie fresche. Aggiungiamo anche un po' di noce moscata, pepe e peperoncino a piacere e frulliamo per ottenere un composto omogeneo. Prendiamo degli stampini unti con un filo d'olio, in questo caso uso degli stampini riutilizzabili da cupcake in silicone, e vi distribuiamo il composto. Mettiamo gli stampini in una teglia da forno a bordi alti e ci mettiamo 1-2 cm d'acqua in modo che possano cuocere in forno a bagnomaria. Li mettiamo in forno a circa 160-170 gradi, in questo caso i miei sono stampini piccoli, quindi basteranno una ventina di minuti,
Se sono più grandi un po' di più, in ogni caso la cottura è completa quando il composto è diventato solido. Spegniamo il forno, tendiamo che diventi tiepido e quindi sformiamo i nostri flan di farinello. Prendiamo una radice di curcuma fresca, sbucciata o comunque grattando via la buccia, ne distribuiamo alcune scaglie sul nostro flan e possiamo servirlo tiepido o anche raffreddato. E allora buon divertimento con la raccolta e la preparazione del farinello e delle altre erbe selvatiche. Vi ricordo, oltre alla serie di video su questo canale, anche la sezione del nostro sito www.spaziosfera.com dedicato al foraging delle erbe selvatiche, dove ritrovate anche gli appunti per la preparazione dei piatti che abbiamo visto oggi insieme. Vi invito altresì sugli account Twitter, Instagram e Facebook @spaziosfera, e a questo punto non c'è che una sola cosa da ricordare, ed è questa: vita quieta, mente lieta e moderata dieta. Tutto chiaro, very food.